AC Milan, oh AC Milan, tribù rossonera, amiche amici del Marietto, buon sabato 15 di maggio a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Come stai in questa giornata pre-Milan-Cagliari, questa giornata decisiva proprio per le sorti di chi andrà e chi non andrà in Champions League? Oggi gioca l'Atalanta, oggi gioca la Lazio, stasera c'è Juve-Inter, davvero un sabato da pazzi, da pazzi! E il Marietto sarà con voi oggi, ragazzi, perché oggi vi do una speciale news per tutti voi, perché farò ben 3 live. Voi dite, è impazzito il Marietto? No, è una situazione completamente speciale, visto l'evento che oggi tocca. Oggi è una giornata importantissima per noi, per vedere anche come si vanno evolvendo le varie partite, tanto dell'Atalanta che della Lazio che della Juve. E infatti farò delle micro live, attenzione, appena finito Genoa-Atalanta, appena finito Roma-Lazio e poi Juve-Inter. Non farò la live apposta per il dopo Juve-Inter, ma come ben sapete il giorno prima degli esami, no? Come quella canzone di Venditti, giorno prima degli esami, il giorno prima dell'esame Milan-Cagliari, così come tutte le altre partite, io faccio sempre la live pre-partita per sentire il polso del milanismo. E quindi andremo alla quarta giornata di Milano. Abbiamo cominciato col Benevento, poi siamo stati presenti anche contro la Juve, contro il Torino appunto, e adesso la quarta giornata di Milano delle 5 giornate vedrà questo pre-Milan-Cagliari. Quindi oggi sintonizzatevi con il Marietto, se ancora non l'avete fatto, un bel pollicione all'insù, campanellina attiva per rimanere sempre aggiornati sull'entrata appunto di ogni mio video, di ogni emissione in diretto, come si dice qua in Spagna. E quindi cominciamo subito, perché oggi ci sono davvero tante 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 notizie interessanti, come sempre chiaramente, e per un milanista questo è normale. Cioè, una squadra come il Milan, cosa volete, che non abbia tante notizie? Siamo la squadra italiana più titolata al mondo. Detto questo, perché ho cominciato con i cori della mitica Cuba Sud? Perché secondo voi? Per il semplice fatto che è stata creata un'iniziativa davvero interessante nel pre-Milan Cagliari. Ebbene sì, insieme a Radio 105, l'iniziativa del Milan è che i cori della curva sud saranno emessi nello stadio durante il riscaldamento prima della partita con il Cagliari. Questa è la partita più importante dell'intera stagione, quindi grazie a questo exploit della Pioli Band di queste ultime settimane, praticamente la partita è davvero decisiva. Quindi i tifosi, che sono stati un fattore chiave nei cortei fuori a Milanello, vi ricordate nell'andata prima del derby, piuttosto che prima di Juve-Milan l'altra domenica, dando quella carica necessaria per i ragazzi per riuscire a raggiungere questi importanti risultati che stanno ottenendo nelle ultime giornate, la loro assenza, chiaramente l'assenza della curva, così come di tutti i tifosi, si sta sentendo soprattutto a San Siro. Infatti stiamo quasi sempre perdendo. È un paradosso, vinciamo, abbiamo fatto i record in trasferta e in casa invece siamo una squadra da settimo posto secondo la classifica. Allora, il Milan dunque, in collaborazione con Radio 105, ha avallato questa iniziativa molto interessante. Durante il riscaldamento quindi di Milan-Cagliari verranno trasmessi i cori della curva sud, che si alterneranno alla musica della radio stessa. È un piccolo modo per portare anche una forma virtuale i nostri tifosi a San Siro, aggiunge la nota del club rossonero, e stare vicini alla squadra e quindi allo stesso tempo cercare di dargli la carica giusta ai ragazzi per far sì che portiamo a casa questa qualificazione di Champions League. Ma anche per quanto riguarda un discorso, e adesso mi sposto un attimo, del calcio con tifosi, già sappiamo che Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia del prossimo
miércoles alla spagnola, mercoledì sarà con tifosi, ci sarà il 20% appunto di ingressi, poco a poco si sta tornando a questa normalità. L'unica cosa che bisogna vedere anche i parametri per entrare, ho sentito per esempio qua in Spagna adesso riapriranno il 30% della capienza nelle ultime due giornate di campionato, però dentro bisogna stare con delle mascherine che non sono le FFP2, non so, un'altra ancora più protettiva che sembra veramente come mettersi davanti lì una bombola per andare sulla luna, e non si potrà mangiare, non si potrà bere, tutte queste robe qua, ci sono un sacco di restrizioni. Però vabbè, al momento questo è quello che c'è, cerchiamo poco a poco che tutta sta roba se ne vada cadendo per tornare effettivamente alla normalità e alla libertà che noi tutti ci auspichiamo. Dunque, la notizia è che il presidente della UEFA, Alexander Seferin, ha parlato appunto del ritorno allo stadio dei tifosi nella finale di Champions League. Ebbene sì, Manchester City e Chelsea innanzitutto non giocheranno più la finale al Ataturk di Istanbul, ma bensì giocheranno questa finale in Portogallo nello stadio do Dragão del Porto, e ci saranno anche 12.000 tifosi sugli spalti. Infatti lui dice che i tifosi abbiamo dovuto soffrire per più di 12 mesi senza la possibilità di vedere le nostre squadre dal vivo, e quindi raggiungere una finale di Champions League, secondo lui appunto è l'apice del calcio per club. Privare quindi i tifosi di questa possibilità di vedere la partita non è sicuramente una bella opzione, e quindi hanno cercato, perlomeno laddove c'è stata la possibilità, di fare questa finale appunto con una parte, almeno una fetta di pubblico. Quindi la finale si farà appunto in Portogallo. Lui ringrazia tutta la federazione portoghese per aver collaborato anche in tempi così stretti, e quindi vediamo anche questo nuovo primo passo avanti che speriamo dal prossimo campionato diventi totale. Poi buone notizie per quanto riguarda l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Secondo Pepe Di Stefano di Sky Sport, l'infortunio non sarebbe così grave, quindi il Milan tira un sospiro di sollievo, per quanto oggi c'è un consulto odierno con il professor Volker Musal che sembra si fosse concluso con ottime notizie. Non c'è ancora una nota ufficiale da parte del club, che probabilmente o si aspetta in giornata o al massimo domani. Intanto vedremo anche cosa dirà adesso tra poco alle 2 in diretta Stefano Pioli, se al massimo ci aggiornerà su questa situazione. Poi c'è, per quanto riguarda il discorso riscatti, Maldini sembra che abbia già deciso che sia Tomori che Tonali debbano essere riscattati. Eh sì, il Milan alla fine cercherà di esercitare il diritto di riscatto, ormai ha già deciso, per quanto riguarda l'acquisto di Tomori. C'è un prezzo, che è quello di 28 milioni di euro, che è stato pattuito con il Chelsea per il diritto di riscatto. La qualificazione chiaramente in Champions League può consentire di fare tale investimento, sicuramente che è oneroso, ma su un difensore che ha dimostrato di essere un ottimo livello e che può ancora crescere, sicuramente vale la pena. Allo stesso modo, qui non so se il mio caro amico Massimo Baldoni di calciomercato.com sarà tanto d'accordo, praticamente il Milan eserciterà anche il riscatto per Sandro Tonali. Dopo aver speso 10 milioni per il prestito oneroso, verserà al Brescia altri 15 milioni previsti per l'acquisto del centrocampista. Nell'accordo sono anche presenti 10 milioni di bonus legati poi a delle specifiche condizioni. La stagione di Tonali, noi abbiamo visto, non è stata di altissimo livello, ci aspettavamo sicuramente molto di più da lui. Ha potenziale, a mio avviso, questo ragazzo. È stato il primo anno che ha giocato in una big, nella sua squadra del cuore, chiamate come volete, però dal prossimo anno o si dà, a mio avviso, una sterzata, o altrimenti non so che tipo di investimento realmente abbiamo fatto. Mentre per quanto riguarda Auge, purtroppo ci sono notizie che lo danno in partenza. Già ve lo stavo preannunciando da qualche giorno anche con Mario Forzani di BlastingNews.com. Il Milan sta cominciando seriamente
pensare di fare di mettere in mano, mi sto impappinando, di portare a buon fine il passaggio di Rodrigo De Paul dell'Udinese al Milan, ma forse c'è di mezzo anche il discorso, come vi dicevo tempo fa, di Auge e addirittura Brescianini, che potrebbero passare in maglia appunto friulana. Il discorso è che il Milan non se ne vorrebbe privare vendendolo, vorrebbe fargli fare un campionato in prestito per effettivamente farlo esplodere. Il ragazzo veniva da un anno senza fermarsi, probabilmente ha avuto dei problemi, non credo fisici, ma più che altro di mentale adattamento al gioco della squadra, almeno secondo quello che risulta dal fatto che Pioli l'ha utilizzato davvero poco, soprattutto in questa seconda parte della stagione. L'Udinese appunto è in pole position sull'averlo in prestito, ma attenzione che anche dalla Bundesliga si è fatto avanti il Bayer Leverkusen. Anche qui saremo comunque lì attenti a quello che succederà successivamente. E per concludere, ragazzi, domani Milan-Cagliari c'è anche un osservato speciale che piace molto a Frederic Massara. Io tempo fa avevo parlato di Marin, il centrocampista rumeno che quest'anno davvero ha preso in mano le chiavi del centrocampo cagliaritano e anche nelle ultime giornate ha dimostrato davvero di avere, a mio avviso, una qualità maggiore per giocare in una squadra come il Cagliari, con tutto rispetto, però la notizia non va su di lui, ma bensì su Naitan Nandez, che è un centrocampista tuttofare della formazione sarda, che è un elemento attualmente nel Cagliari indispensabile e che negli ultimi 2 anni è stato sempre considerato un intoccabile. Infatti, voi lo vedete praticamente sempre titolare da vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossoblù sarda. Proprio Nandez è appunto il calciatore che soprattutto Frederic Massara vorrebbe l'anno prossimo nel Milan, e tra l'altro lui aveva già fatto un tentativo quando era alla Roma con Walter Sabatini, quando ancora giocava il talento argentino nel Boca Juniors. Vediamo anche in questo caso cosa succede. Il Cagliari nell'estate 2019 ha praticamente sorpreso tutti con questo colpaccio, strappando appunto il classe 95 per 17 milioni di euro, reinvestendoli poi al meglio proprio dopo i soldi incassati dalla cessione di Barella all'Inter. Ha una duttilità tattica veramente impressionante, ha dimostrato in carriera di poter fare qualsiasi ruolo in mezzo al campo, dal mediano, il costruttore esterno, tutto campo, ma anche il trequartista. Il Milan, quindi, di Pioli gli potrebbe far comodo tutte queste caratteristiche, però attenzione che anche il Siviglia, qui dalla Spagna, è sulle sue tracce da diverso tempo. Il costo attuale del cartellino è di 25 milioni, cifra che si sarebbe abbassata chiaramente se il Cagliari fosse andato in Serie B, ma sembra ormai che i sardi siano davvero sulla buona strada per salvarsi. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti in basso che cosa ne pensate di tutte queste notizie. Quindi noi oggi ci vediamo per altre ben 3 volte in live. Ci saranno 2 mini live appunto nel post, che poi sarà anche Spezia Torino, non solo Genoa Atalanta, e dopo Roma Lazio, e alla fine, quando terminerà Juve Inter, faremo la quarta giornata delle 5 giornate di Milano per il sogno Champions League, e quindi con tutto il popolo rossonero alle 23 ci vedremo qua, probabilmente anche con qualche ospite che può essere del Super Combo, che già voi conoscete bene. Detto questo, dal tuo Marietto Milanista, un forte abbraccio virtuale e sempre Forza Milan, ovunque e comunque, e noi ci vediamo dopo in live. Ciao!